Buonasera a tutti, benvenute e benvenuti in questa casa dei missionari comboniani per questo primo incontro diciamo, del nuovo anno pastorale. È una bella occasione di avere ancora tra noi, perché era già venuto, ma non era ancora stato eh, ordinato vescovo, era nominato eh, Monsignor Cristian Carlassare. Vescovo Comboniano di Rumbeck, una vecchia tradizione di continuità come il signor Cesare Mazzolari Bresciano. Quindi benvenuti, lo ascoltiamo volentieri, avremo tempo anche per condividere, per porre delle domande e lascio la parola a Don Roberto, responsabile del Centro Missionario Diocesano dell'area Mondialità della Diocesi a introdurre e accompagnare il dialogo di questa sera. Grazie. Diamo un applauso a Padre Cristian che è arrivato, così ci scaldiamo anche un po'. <ride> grazie a Padre Girolamo per l'accoglienza, grazie a voi che avete raccolto appunto questo invito questa sera. Che eh, ve l'hanno rivolto i missionari comboniani, sì, i missionari comboniani insieme alla Fondazione Cesar, di cui poi magari parleremo anche alla fine, che è una realtà che accompagna, ha accompagnato nel tempo la realtà di Rumbeck e del Sud Sudan, ripercorrendo alcune tappe della sua storia, che proveremo a fare adesso all'inizio e l'ufficio per le missioni della diocesi di Brescia, sono qui io, c'è qui anche Andrea che è il nostro nuovo vice direttore dell'ufficio per le missioni e, e qui insieme accompagniamo questa sera eh, questa chiacchierata, in queste sere Padre Cristian sta facendo tante in giro per eh, le nostre diocesi qui nel nord Italia, questa sera ci siamo ripromessi di fare una chiacchierata tra amici per raccontarci qualcosa di bello e mettere dentro nel nostro cuore Ecco, qualche pensiero che ci aiuta a camminare con una testa e un cuore aperto al mondo. Insieme a noi questa sera abbiamo ben tre vescovi, non uno solo. Padre Cristian che lo ascoltiamo, Monsignor Ceresoli che è qui che ci ascolta, ma abbiamo anche Monsignor Manamica che è l'arcivescovo di Brazzaville, della Repubblica del Congo. Diamo un applauso, ben tre vescovi. Che sta condividendo con noi alcune settimane di studio della lingua italiana e, e nel frattempo conosce un po' anche la realtà della nostra Chiesa. Ecco, ma veniamo a noi, veniamo a Padre Christian, vediamo al Sud Sudan, veniamo al motivo che questa sera ci porta così ad ascoltare la sua testimonianza di vescovo, di missionario in una terra che se mi permettete così brevemente questa piccola introduzione è una terra è un luogo che ci, a cui ci sentiamo legati anche affettivamente è la terra dove Comboni nostro conterraneo eh, ha dato nella sua vita ha dato la sua vita e qualche un pezzo di noi è arrivato lì di Brescia è arrivato lì sin dall'inizio in modo particolare poi è legata alla figura di Monsignor Cesare Mazzolari, che per tanti anni, per più di 30 anni è stato missionario in questa terra, vescovo di Rumbeck, prima di Padre Cristian. Ecco, ci sentiamo legati a questo pezzo di terra, a questo pezzo di chiesa, con la sua storia, con le sue fatiche, eh, ma anche con l'entusiasmo di una chiesa molto giovane. La Chiesa del Sud Sudan e la nazione del Sud Sudan sono una realtà eh, molto giovane, nata solo nel 2011, una terra che però per arrivare a questa nascita ecco, ha sofferto. E ha visto, dicevamo, ecco, l'operato ecco, di Padre Cesare Mazzolari, che mi sembra di dire eh, che ha incarnato bene quello stile tipicamente comboniano del andare per fare causa comune con la gente, per condividere la vita. Lui l'ha fatto in una casetta molto semplice, in una cittadina molto semplice e poi eh, Padre Cristian ce ne parlerà. Ecco, vogliamo ecco, imparare dalla vita eh, missionaria a imparare a fare questo gesto autentico. Di saper condividere la vita con chi abbiamo vicino. Ecco, mi pare che davvero la, la missione eh, ci aiuti, ci stimoli, eh, ecco, a riflettere su questo. Come sappiamo condividere eh, la vita con chi abbiamo vicino? Come sappiamo condividere la fede con chi abbiamo vicino? Però per parlare di Rumbek, per parlare del Sud Sudan, ecco, mi sembra bello che proviamo adesso a muovere anche un po' di fantasia. Cercare di atterrare anche noi a Rumbeck, e ho pensato ecco, di farlo eh, cercando di, eh, di provare a rivedere alcune immagini che Padre Cristiano ha vissuto da protagonista nello scorso mese di febbraio quando Papa Francesco è atterrato là, ha visto, ha condiviso, ha ascoltato. E prima che sia lui a dare voce. Eh, al Sud Sudan e a questa terra, a questi colori, proviamo anche noi a fare in un minuto velocemente questo atterraggio in Sud Sudan. Ecco, atterriamo anche noi così in questa terra, con questi colori, e proviamo a conoscere ecco, di che cosa stiamo parlando. Per cui così, in, per una prima giro di chiacchierata, Padre Cristian, ti chiediamo un po' ecco, di aiutarci a arrivare in Sud Sudan, in questa terra giovane, in questa nazione giovane, che è arrivata alla sua nascita con qualche fatica, che Padre Cesare ha condiviso eh, con questo popolo. Oggi il Sud Sudan, cosa è? E in particolare Rumbe cosa rappresenta in questa nazione? Africani, dove eh, si. Cioè, c sono paesi dalle possibilità aperte, dove c'è tanta speranza. E questa visita di Papa Francesco è stata davvero importante. Abbiamo visto queste immagini eh, del video ed era bello, no? ci siamo sentiti partecipi lì, io ero presente lì insieme a tante altre persone e l'abbiamo sentito come un dono di grazia che il Papa potesse venire lì, perché dopo aver incontrato a Roma i leader politici di questo paese, che dopo sei anni di conflitto interno eh, per trovare un, un, un modo per governare il paese, diciamo così, per dividersi un po' le responsabilità nel paese. Ecco, dopo quel momento in cui hanno firmato finalmente l'accordo di pace e hanno formato il governo di unità nazionale, noi capiamo che la pace e la stabilità in un paese non dipende solo da un accordo politico, spesso noi ci fermiamo lì, no? c'è pace, chi governa, chi non governa, come vengono usate le, le risorse, ma la pace... Non è solo un accordo politico, ma è un patto sociale. No? È qualcosa che viene dalla base, no? dalla popolazione, dalla gente. E la popolazione ha sofferto molto dal 2013 al 2019 per un conflitto, per il potere, ma dove il conflitto non veniva combattuto tra due milizie o, o, o esercito del governo e altri gruppi militari. Ma è stato un conflitto che è stato soprattutto... Eh, diretto contro la popolazione in alcune aree del paese, soprattutto dove ci sono le risorse, perché allora lì si contesta il controllo di quel posto lì. Ed è stato davvero duro per noi eh, missionari e per la gente eh, poter eh, vedere eh, questo, quanto la vita umana di persone innocenti contassero ben poco davanti agli interessi economici e di controllo delle risorse. Quindi il Papa non si è fermato a questi leader politici a cui ha parlato in modo molto molto forte eh, a febbraio dicendo sì sento parole di pace ma vogliamo finalmente fatti, fatti, fatti ed è quello che davvero vogliamo ma soprattutto venendo nel paese ha guardato alla gente, avete visto come abbracciava le persone, come le persone andavano. A lui c'era anche una bellissima foto che passando andando a benedire, c'era un bambino di 5-6 anni che è andato con la mano, e gli ha dato eh, 100 pound al Papa, che sono 20 centesimi. <ride> ma come eh, ognuno può dare qualcosa, no? non importa quanto piccolo o povero sia, può dare il proprio contributo al Papa, ma come anche al mondo e alla nazione. Per una pace che deve partire dal basso, no? dalla popolazione stessa. Un po' perché si è stremati dalla violenza, dal conflitto, ma soprattutto perché non c'è futuro a meno che si impari a vivere insieme in comunione. Il Sud Sudan è un paese con 64 etnie diverse, ma tutti insieme formano il Sud Sudan, con una storia comune, con problemi comuni. Eh, perché no, non affrontarli insieme. Ecco. Eh, Rumbeck, cos'è Rumbeck? Eh? È una diocesi che è davvero molto legata a Brescia, come hai introdotto, grazie alla figura di Padre Cesare, e ovviamente vogliamo mantenere viva no? questa comunione, questa fraternità, questo continuo scambio, eh, perché c'è da imparare quando si cammina insieme, quando si cammina insieme non ci si perde. Si trova sempre la via, eh, non si vive separati gli uni dagli altri, ognuno per la propria via, qualcuno più avanti e qualcuno resta indietro. No, si cammina insieme e per questo sono contento di essere venuto qui questa sera per mantenere vivo questo legame e poter anche parlarvi un po' di più di, della diocesi e di quello che stiamo facendo in questo, in questo momento. Padre Cristian arriva a Rumbeck. Vive una tappa di accoglienza difficile. Padre Christian sceglie di tornare a Rumbeck, diventa vescovo di questa chiesa, di questa diocesi e senti, hai raccontato eh, con convinzione il desiderio di stare lì eh, nonostante eh, tutto quello che era successo. Ecco, penso che ci faccia bene. Non tanto il racconto di quello che è successo, che già tutti bene conosciamo, però il racconto bello del perché hai sentito di dover tornare a Rumbeck e di accompagnare questa Chiesa come pastore. Beh, prima di tutto è stata una chiamata personale la domenica, prima dell'attentato, abbiamo letto il Vangelo del Buon Pastore. E avevamo proprio riflettuto su questo, sulla natura del buon pastore, no? che non è pagato per attendere alle pecore e non lo fa per proprio vantaggio, per proprio interesse. Quindi dopo l'attentato ho sempre avuto vivo questo desiderio di non predicare la parabola del buon pastore a parole solamente, ma anche di, di viverlo in qualche modo. E Sicuramente mi sono stati d'esempio chi è passato di lì o chi vive la missione, chi fa chiesa prima di me, perché sono figlio comunque di questa chiesa, no? non, sono, non sono nulla che un figlio di questa chiesa che cerca di servirla e di fare chiesa laddove magari ci sono eh, difficoltà o bisogno di testimoniare eh, questa comunione. Il ritorno è stato qualcosa di bellissimo perché da missionario rimaniamo bianchi, no? almeno per me, missionario italiano, rimango sempre un po' straniero, no? nonostante abbia vissuto lì adesso 18-19 anni, comunque rimango uno straniero. Però la gente ha avuto forte il sentimento che, che ho iniziato ad appartenere a questo paese per quanto ho potuto condividere con loro. Allora in questo che è successo... Un atto di violenza eh, che ho subito è la violenza che tante persone subiscono tutti i giorni. Eh, proprio nel ritornare hanno detto sei uno di noi, perché non sei diverso da noi. Eh. Anche noi soffriamo violenza, soffriamo ingiustizie, non solo la violenza delle, de, 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 de la, della guerra, ci sono tanti sistemi violenti che... Non permettono all'uomo, alla donna, alla persona umana di fiorire, di risplendere, di, di, di manifestarsi per quello che è. E questo succede sotto molte forme, no? anche da un'economia che, che è così violenta. Ecco. Nonostante queste forme di violenza continuiamo a sperare, continuiamo a camminare, non camminiamo da soli e camminiamo insieme, camminiamo fra le contraddizioni di questo mondo perché possiamo cambiarle. All'arrivo mi sono sentito accolto in una maniera straordinaria e ho vissuto la stessa esperienza che ho vissuto nelle parrocchie dove ho lavorato, nella diocesi di Malacal, dove ho condiviso tanti momenti di difficoltà. Ma qui a Rumbeck questo mi ha marcato molto perché ero davvero nuovo eh, di lì. Però è bastato questo gesto, questa situazione sì. e anche in qualche modo la, la, la figliolanza eh, di, di, che provo per Padre Cesare perché la gente mi abbracciasse me, come uno di loro. Quindi sono ritornato senza nessun timore di dire la gente mi vuole, non mi vuole, eh, cosa succederà, cosa non succederà. Sono entrato in diocesi con, grande, eh, con questa grande comprensione che mi è stata data da, dalla vicinanza della, della gente. Eh, mi hanno detto, vedi eh, questa terra nostra è marcata dal sangue di tante persone. Ma questa terra è, e noi tutti siamo stati salvati dal sangue di Cristo. E il sangue che tu hai versato non è altro che quello di Cristo. E, e, e il sangue di Cristo ci ha salvati e così anche quando noi versiamo il nostro sangue per il nome suo, portiamo redenzione in questa terra. E allora da quel momento effettivamente eh, si respira tranquillità e pace a Rumbek. Eh, il governo anche si è impegnato nel, ehm, nel mettere lì un governatore che è molto serio, un governatore che ha conosciuto padre Cesare da tanti anni e ha sostenuto la missione anche in passato e davvero da, da un anno e mezzo non abbiamo violenze gravi o ruberie o sparatorie lungo la strada e la gente vive tranquilla. Non si vedono persone camminare con le armi per strada, si può andare dappertutto, anche di notte. Io penso che sia una benedizione che, venga da, che viene dal Signore, e, e ne sono grato. Non significa che rimarrà per sempre, no? La pace è sempre qualcosa di fragile, bisogna mantenerlo e custodirlo, eh, ma penso che questo dono rimarrà nel cuore della gente. Ecco, in questo. In questo ritorno eh, di condivisione in cui la gente dice, ti ha accolto, ti ha abbracciato, eh, ha iniziato questo cammino eh, come vescovo eh, in questa chiesa, in questa diocesi di Rumbeck, eh, che cosa significa oggi essere vescovo lì nel cuore eh, di quest'Africa e quali sono ecco, le preoccupazioni? Eh, le priorità, le cose più importanti che senti utili ricordare alla tua chiesa e credo che questo fa bene anche a noi perché ascoltarle, tante volte diciamo che la missione è un po' il modello della nostra pastorale, poi siamo molto bravi a dirlo, però vuol dire imparare a cogliere qualcosa ecco, dalle priorità anche delle altre chiese per rivedere le nostre. Sì, io penso prima di tutto eh, che un vescovo deve essere padre. Molta gente viene lì e mi dice: Padre Cristiano, eh, eh, Sua eccellenza! E dice: no, 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 per carità, se il vescovo non è un padre, ha perso la propria missione. Ecco, questo essere padre delle, delle persone, essere capaci non solo di dire figli miei, no? ma, ma davvero anche di viverlo, questo è molto importante. Un padre è una persona che dà fiducia, che ascolta, che incoraggia, che accompagna, che non prende il posto dei propri figli ma che apre la strada perché eh, possano esprimersi in tutti i loro doni e capacità e possibilità. Quindi all'inizio sono entrato in diocesi in un momento speciale perché la Chiesa ha iniziato questo processo sinodale, sinodo sulla sinodalità, dove magari si è anche parlato di tanti temi, non so la diocesi di Brescia cosa ha fatto. Eh, ma si sentono tanti tre, temi e si sente tanto fermento. Nella nostra diocesi, questo processo si è vissuto non tanto nell'andare a toccare dei temi, discutere su alcune cose, ma nel vivere un processo che sia sinodale, che sia una chiesa insieme, che sia un tornare insieme. Pensate, dopo quello che è successo, i nostri preti erano solo sei ed erano tutti abbastanza confusi e anche la gente li guardava e dicevo ma cosa fate voi i preti no? li guardavano tutti da, 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 dall'alto al basso no? e, e niente penso che entrare lì è stato prima di tutto fare comunità con i preti, ridare loro fiducia incoraggiarli abbiamo avuto il dono di nuove, di nuove sei eh, ordinazioni eh, perché questi giovani avevano finito il loro percorso ed erano in esperienza pastorale, ma non c'era stato modo per loro di diventare preti. Sono molto grati, si stanno mettendo al servizio. È stato un momento anche per portare insieme quello che è il clero diocesano con le tante presenze religiose nella diocesi. Abbiamo cinque istituti maschili, comboniani, gesuiti, salesiani, spiritani e apostoli di Gesù. Anche un istituto di fratelli eh, della Salbrad, eh, fratelli de, delle scuole cristiane. E poi abbiamo nove istituti femminili, le comboniane, abbiamo anche le missionarie della carità, quelle di, di, di madre Teresa, eh, abbiamo le salesiane e altri istituti locali. Quindi 35 suore, 20 preti religiosi e 6 fratelli. Nel tempo senza vescovo si sentivano un po' tutti senza padre, un po' ognuno da sé. Ognuno nella propria parrocchia, ognuno nella propria istituzione. Invece il percorso sinodale ci chiede: ma perché ci dividiamo? Perché scaviamo fossati? Quando invece possiamo davvero eh, unirci. L'abbiamo vissuto attraverso vari momenti nella diocesi, di incontro a settori, nei diversi campi di, di ministero, ma anche nell'assemblea diocesana, che è stato un po' il sinodo diocesano, anche se un po' in ritardo ma per riconoscere alcune priorità e alcuni mezzi per raggiungere queste priorità. Voi sapete, Padre Cesare aveva indicato quattro pilastri fondamentali per la diocesi che vogliamo mantenere, magari cogliendo anche qualche altra necessità. L'evangelizzazione, che si traduce fondamentalmente per noi in formazione degli agenti pastorali. Tanta attenzione per formare i seminaristi, i preti, per accompagnarli, ma anche i, i, gli agenti pastorali laici, i catechisti, quelli che sono incaricati dei comitati finanziari, i gruppi delle donne, che sono così importanti nelle nostre cappelle, perché abbiamo davvero pochi uomini che frequentano la Chiesa, soprattutto donne e bambini: l'80% sono bambini sotto i 20 anni. E quindi dobbiamo davvero curare questi adulti che abbiamo per non formare solo delle comunità di bambini, ma anche delle comunità, in qualche modo, formando i bambini, anche adulte che si responsabilizzano. Poi il secondo pilastro è l'istruzione, la scuola: perché se il Sud Sudan ha raggiunto l'indipendenza con le armi, è perché non avevano scuole perché le persone non erano educate e con le armi sì, si può erigere una bandiera, la bandiera nazionale, si può anche cantare l'inno magari sparando anche qualche, qualche colpo da, con il fucile, ma lì non c'è liberazione. Allora l'istruzione, la scuola aiuta a raggiungere la vera liberazione, o almeno non la piena, ma una liberazione che parte da una coscienza diversa, anche dalla capacità di non essere manipolati dai potenti. Questo conflitto è stato fatto da pochi leader al potere, usando, manipolando giovani, dando, mettendo nelle loro mani fucili, cosa che se i nostri giovani sono educati non permetterebbero mai a potenti di fare questo. Ovviamente poi la vera piena liberazione viene da una conversione. Eh, perché no, nessuna istruzione davvero regge se a, quel, a quei contenuti poi non ci viene dato anche un po' di cuore, eh, eh, che viene da una conversione profonda a Dio e al messaggio del Vangelo, che arriva insieme, no? non si può fare l'uno senza l'altro. Terzo pilastro che ci aveva dato Padre Cesare era il Ministero della Giustizia e della Pace. Quindi lo facciamo attraverso comitati di pace nel territorio, nelle parrocchie, formazione alla pace, corsi di cura del trauma, perché purtroppo eh, bisogna riconoscere, no? Eh, a volte anche qui in Europa ci sentiamo un po' tutti, se non traumatizzati, perlomeno eh, eh, con un esaurimento eh, per i ritmi così veloci della, della nostra società. Però immaginate persone che sono nate in conflitto, cresciute in conflitto, hanno avuto bambini in tempo di conflitto, li hanno cresciuti in tempo di conflitto e sono diventati vecchi sempre e solo sperimentando questa violenza che ovviamente lascia atterriti. Allora c'è bisogno davvero di curare queste ferite, prima di tutto nel lasciare le persone parlare, esprimersi e, e poi anche nella cura personale della persona, nell'accompagnamento. In questo momento stiamo formando l'ufficio della pastorale familiare, che è qualcosa di nuovo, e, e attraverso la pastorale familiare è anche un centro di ascolto, soprattutto delle, di ascolto di quelle persone che subiscono violenza, anche domestica, o qualsiasi mancanza di attenzione o di libertà. E poi l'ultimo pilastro che ci aveva dato padre, padre Cesare è un po' lo sviluppo integrale umano, così lo si chiama ora anche con Papa Francesco, eh, questa attenzione alla, alla persona, alla società, eh, promuovendo attività che possano migliorare la vita. Abbiamo la Caritas che fa emergenza ma abbiamo anche un ufficio progetti che vuole creare dei progetti agricoli lungo tutto il territorio della diocesi da est a ovest praticamente il territorio di Rumbeck è tra il deserto e l'Africa equatoriale è una realtà di savana dove però il deserto si sta espandendo dove i cambiamenti climatici si stanno facendo sentire gravemente non è solo a Brescia che fa tanto caldo e ci sono tante zanzare adesso no? <ride> ma anche in Africa ci sono dei cambiamenti climatici terribili e tanti migranti sono non solo, solo migranti a causa del conflitto, della povertà, ma anche di questi cambiamenti climatici gravi. Nel territorio di Rumbek, dove la gente alleva, ma è anche abbastanza attenta alla coltivazione, quest'anno abbiamo avuto pochissime piogge e quindi era imprevedibile. Io che avevo nel nostro compound della chiesa aveva, avevamo un pozzo, quindi potevamo irrigare, abbiamo fatto qualcosa, ma ovviamente con questi ortaggi che li puoi irrigare facilmente. Ma chi pianta sorgo o, o questi arachidi, come è comune lì, e non piove, non si, niente, no? non si raccoglie niente. Allora, sviluppando questi progetti agricoli siamo convinti che... Proteggiamo anche l'ambiente, creiamo anche un, un benestare nelle famiglie, più prodotti e, e magari anche, eh, anche miglioriamo la qualità di vita. E, e a questo sì, Caritas, e questo progetto, cosa c'è? Ah, il cura della salute. Che dalla, dalla scomparsa di padre Cesare. C'era solo, solo un ospedale guidato dai missionari comboniani che davvero facevano, ha fatto un servizio importante lungo questi ultimi 30 anni. Eh, però gli altri, gli altri centri salute erano un po' eh, caduti a disuso. Quindi stiamo cercando di riattivare eh, l'ufficio salute. Sapete che nella diocesi di Rumbeck più che nella diocesi nello stato dei Grandi Laghi. I, è stato dato, la sanità pubblica è stata data in appalto al QAM Medici per l'Africa che opera lì, ha tre ospedali e un centinaio di centri salute, lavorano bene, lavorano in partnership, in comunione con il governo. Non è, questo, questo non è facile no? perché ovviamente loro non hanno la possibilità di scegliere i propri lavoratori, formarli, e dare, ma devono praticamente... Eh, accettare eh, questi, questi lavoratori che sono assunti dal governo e cercare di fare il meglio che possono. Ovviamente i fondi stanno calando, c'è un grosso problema perché sembra che non ci sia l'attenzione di stabilire eh, la, la sanità pubblica in modo serio, e una sanità che sia gratuita e a disposizione di tutti, soprattutto i più poveri. La tendenza è quella di... Eh, accettare che ogni medico abbia la propria clinica privata, no? che ovviamente può garantire anche cure forse buone, ma a un alto costo, dove solo una piccola percentuale della popolazione ha accesso, o molti hanno accesso se si sì, svenano, diciamo così, eh? perché la popolazione di Rumbeck, io dico sempre, non è povera, è impoverita ed è grave. Anche noi non siamo poveri, ma possiamo essere impoveriti. E la gente di Rumbeck non è povera, ma è impoverita perché non ha la possibilità di usare le risorse che ha in modo adeguato per, eh, per il benessere di tutti. Grazie ah. che ci ha aiutato un po' a cogliere ecco, come si intersecano le esperienze di evangelizzazione, di promozione umana. Di condivisione della vita. Eh, accennavi eh, adesso un po' alla situazione, eh, di, situazione dei mutamenti climatici che generano anche eh, un altro piccolo problema, facciamo una piccola digressione diciamo, eh, sul tema eh, dei migranti. Domenica che viene celebreremo con la Chiesa in tutto il mondo la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Noi pensiamo che. Il problema, la fatica delle dimigrazioni sia qualcosa che viviamo solo noi, Lampedusa, la rotta balcanica. E invece uno sguardo autentico su tutto questo mondo ci fa cogliere e ci fa dire che anche in queste regioni, in queste regioni dell'Africa centrale, la realtà della migrazione è molto viva. Abbiamo visto prima passando in alcune immagini alcuni campi profughi. Ecco, la migrazione eh, oggi, che cosa è? nella realtà dove vivi? Il mondo è tutto immigrazione, no? tutto si sposta, gli italiani si spostano solo per andare in vacanza, qualcuno esce dall'Italia per trovare lavoro all'estero, no? ma comunque sicuramente ha delle buone possibilità di trovare un buon posto di lavoro, non è come 50 anni fa eh, dove gli italiani andavano all'avventura. In altri paesi. Quindi se noi viaggiamo o viviamo in Africa, ci rendiamo conto che il mondo è in fermento, si muove, si sposta alla ricerca di, di condizioni di vita migliore, di possibilità. Anche eh, io penso all'Africa, io sono davvero impressionato quanto la gente ha piacere di spostarsi, di imparare dagli altri, di entrare in contatto con una realtà diversa. Pensiamo al Sud Sudan. Che è un paese dove i due terzi, no, scusate, un terzo della popolazione è in qualche modo sfollata. Quindi all'interno di questo grande paese di 12 milioni di abitanti si parla che 4 milioni siano in movimento, non, non vivano nel loro territorio. Non so, è come se in Italia, beh forse il nord Italia è un po' più di un terzo della popolazione d'Italia, no? Ma pensate se tutto il nord Italia fosse sfollato in altre parti dell'Italia. Come saremo accolti, come ci inseriremmo, come sapremo vivere. Siamo così attaccati alla nostra terra. No? Eh, mentre in Sud Sudan si vive questa esperienza del movimento, dell'essere in relazione con gli altri, di superare i confini, a volte anche con qualche, con qualche rischio. Di questo di questi 4 milioni di sfollati che si muovono all'interno del paese, 2 milioni sono addirittura rifugiati, che significa hanno passato i confini del paese. Un milione sono in Uganda, l'altro milione sono divisi tra Kenya, Etiopia, Sudan, fino a prima di questo conflitto, soprattutto questi paesi. Pochi di loro pensano di arrivare più lontano, in verità, perché loro amano il proprio paese e quindi si allontanano nella misura in cui hanno bisogno per trovare un lavoro, un'occasione, lo studio, ma sempre vicini per poter ritornare nella propria terra, soprattutto quando c'è un conflitto. C'è tutta una regione del Sud Sudan che si chiama Kajokeji nella regione di Yei, dove tutta la popolazione di quella regione lì a causa del conflitto è passata in Uganda e vive in Uganda come se fosse a casa propria attendendo che ci sia pace per ritornare e poter ancora coltivare quella terra lì. Allora l'Africa ci insegna che nonostante le grandi povertà o le fragilità nelle istituzioni, in realtà l'Africa è molto accogliente, è molto accogliente e sa eh, pur nella povertà accogliere tutte queste eh, persone in movimento. Ovviamente a volte ci sono dei business degli affari sotto questo, soprattutto quando entrano le grandi organizzazioni, pensiamo ai campi rifugiati, ai campi profughi, che non sono posti dove umanamente vorremmo vivere, perché sì ci sono dei servizi che vengono dati, ma la gente viene ammassata lì e non c'è futuro, perché cosa si fa in un campo rifugiato? Sì, magari troverò qualcosa eh, da, che ricevo dal, dall'ONU. Ma poi se voglio coltivare, se voglio iniziare un'attività economica. Oltre a fare un piccolo attività di commercio non si può fare nulla. E quindi le persone che vivono in questi campi non si sviluppano in modo positivo e non sviluppano tutte, tutte le loro eh, potenzialità. E, e poi c'è un altro fenomeno: no? il Sud Sudan ha 4 milioni di sfollati, 2 rifugiati, ma sta accogliendo. Ed è qualcosa di sorprendente, no? lo ha fatto nei, negli anni 2010-2012, i rifugiati dal Blue Nile, il Nilo Blu, dal Sudan, perché lì eh, c'era un conflitto perché il, il governo del Sudan voleva formare un sultanato con una tribù che loro chiamano Flatta, eh, che, che vengono dalla Nigeria e quindi eh, volevano stabilirli lì. E quindi la popolazione che è nera. Pur musulmana, ma per ragioni etniche non era considerata, e ora allora questi sono venuti in Sud Sudan nell'area di Maban a nord di Malakal. Si parla di 400.000 persone, e ultimamente a causa del conflitto in Sudan molti sudsudanesi che vivevano lì hanno dovuto ritornare. Quindi, queste persone vivono momenti drammatici perché hanno perso tutto in Sud Sudan. Sono andati lì, hanno messo da parte qualcosina e hanno cominciato a vivere. Conflitto in Nord Sudan, perso tutto. Rientrano in Sud Sudan, in una situazione dove comunque c'è tanta povertà, soprattutto in questa regione dell'Alto Nilo, dove tutte le strutture sono state rase al suolo e si ritrovano davvero a cominciare da, da zero. Grazie, penso che ci fa bene ecco, raccogliere anche queste suggestioni, perché anche parlare a volte è di migrazioni noi abbiamo un po' sempre la percezione che tutto addosso a noi, invece eh, è un mondo che vive in questa realtà, per cui grazie. Eh, torniamo invece un po' eh, in Sud Sudan e vogliamo lavorare un po' anche eh, un po' di autobiografia tua. Eh, entrando avete visto che c'è un libretto eh, intitolato La capanna di padre Carlo. Eh, un libretto agevole da leggere, interessante per conoscere un po' eh, la vita di Padre Cristian, un libro che ha scritto lui e che racconta un po' eh, con alcune intuizioni, stili che tu hai imparato per fare il missionario in tutta questa esperienza eh, in Sud Sudan. Ecco, anzitutto chi vuole poi può prendere liberamente lasciando in offerta questo libro eh, che lo trovate lì all'uscita però proviamo un po' a entrare ecco, nella tua vita autobiografica e perché hai sentito ecco, il desiderio di provare a raccontare così in questa forma quello che tu hai capito di come era giusto qual era lo stile giusto per essere missionario Così magari ci fai venire voglia anche di leggerlo. Eh. Allora certo. ti chiediamo anche di, di stare un po' più vicino al microfono, ah. non tanto per chi è qui, ma per quelli che ci stanno seguendo da casa, che così sentono meglio. Sì, il libro è un romanzo. L'ho scritto in questo stile per avere la libertà di raccontare storie, di metterle insieme senza dover rispettare al 100% i dati storici. Eh, ho descritto un modello di missione un modello che si può definire come una missione in cammino, perché il missionario non è il protagonista principale, si accosta alla gente e la gente stessa diventa la protagonista della missione. Quindi eh, ho immaginato questo missionario che arriva lì da un'altra esperienza e si inserisce in un nuovo contesto e inizia a conoscere la gente a imparare, a capire, a testimoniare il Cristo e vederlo presente, vederlo germinare nella vita delle persone. Allora, lungo tutto questo cammino si racconta la storia di tante persone, i drammi che hanno vissuto, ma anche le cose belle della loro cultura, le loro istituzioni, la famiglia, come vivono i vari momenti della vita, fino anche la, il matrimonio, la malattia e, e la morte un po' con un taglio antropologico e in qualche modo si vede che loro poi diventano i veri missionari perché il missionario pu può raggiungere ogni angolo eh, umano solamente se coinvolge le persone stesse a portare quel messaggio penso sia l'esperienza che ho vissuto nella mia prima missione a Fangak dove io come missionario Eravamo una comunità, in verità eravamo in tre, ma su un territorio così grande, con 80 cappelle, che umanamente non potevamo raggiungere tutti, conoscere personalmente tutte le famiglie. Ma questo era fatto proprio da, dagli agenti pastorali laici, che sono soprattutto i catechisti, eh, che sono davvero delle guide importanti per questa, per questa missione. E, e continuavo a dirlo e continuo a dirlo. Eh, non posso far nulla senza i catechisti, e quindi eh, io stesso mi sento un catechista di catechisti che catechizzano la propria gente e, e mi sento di dire: 'Non sono io il missionario, è tutta la Chiesa che è missionaria.' E, ed è questo un po' l'intento che volevo dare nella, nel libro: mostrando la bellezza di questo cammino dove io non ho la risposta di quale sia la missione giusta. La missione giusta è solo quando ci fa ci facciamo uno con la gente che incontriamo, che lamiamo, poi faranno loro la missione giusta. No? Eh, noi siamo solo parte di una realtà più grande, ma che è necessaria perché per troppo tempo abbiamo visto noi Chiesa, la missione è di là, come se fosse una Chiesa in meno perché sa da costruire, un giorno diventerà Chiesa come noi. E questo è un grande errore, no? E anche Papa Francesco ce lo dice: dobbiamo riconvertire la nostra Chiesa perché sia una Chiesa in missione ovunque. E la nostra missione dove comincia? Comincia nel nostro cuore e comincia non lontano da noi, ma comincia alla porta del nostro vicino, che in passato magari parlava bresciano, eh, ma adesso magari ne parla anche tante altre lingue, no? E quindi siamo tutti in missione. Dobbiamo vivere eh, questo spirito missionario in, tut, in tutti i nostri uffici, in tutte le nostre parrocchie, in tutta la nostra realtà di essere chiesa. E, e in questo l'Africa ci ha da insegnare. Grazie. Ancora due brevi passaggi e poi lasciamo spazio anche a voi eh, se avete qualche cosa da chiedere o da. Sentire eh, da padre Cristian. Una cosa ancora che credo ci faccia bene eh, è una identità della Chiesa in cui vivi e la condivisione anche con altre religioni eh, della, eh, del vo della vostra presenza lì. Non siamo gli unici e credo che anche questa dimensione del saper camminare, conoscere e eh, valorizzare la presenza delle altre religioni, che è stata anche una delle caratteristiche eh, del viaggio di Papa Francesco, possa essere così una provocazione, una suggestione anche per noi che ci troviamo in questi anni sempre di più in questa situazione di incontrare anche espressioni religiose diverse che magari non abbiamo questa accortezza di coglierne subito il valore ecco, dell'essere lì qui insieme come credenti. Certamente questo è un elemento molto importante, hai parlato delle altre religioni, ovviamente come atteggiamento personale il nostro atteggiamento di chiesa è di grande apprezzamento verso quelle religioni tradizionali che sono presenti in Sud Sudan come a Rumbek tra i popoli nilotici dove lavoriamo, soprattutto i Dinka, i Nuer e altri. Eh, perché vivono una fede molto semplice e diretta, quasi come una fe la fede Abra abramitica, eh? Del di una relazione diretta con lo Spirito di Dio e, e dei sacrifici che vengono offerti a questo Dio. Ed è da apprezzare. Spesso abbiamo anziani che mandano i loro figli a scuola e quindi li invitano a diventare cristiani e loro vivono in profondità questa loro relazione con Dio. Che ci ha davvero da insegnare no? per la fede semplice e pura che hanno, senza altri elementi di magia o di superstizione. Eh? Eh, devo dire questo. Poi, con le altre religioni, ovviamente in Sud Sudan, sapete, il Sud Sudan, essendo stato in Sudan per così a lungo e sentendosi oppresso da, da, da questa cultura araba. Eh, lingua araba e religione islamica. C'è stato un grande rigetto. Ci sono solo in alcune aree del Sud-Sudan dove la popolazione è diventata musulmana. Ma a Rumbek, per esempio, non abbiamo molti musulmani autoctoni, se non mercanti che sono arrivati lì e che si sono stabiliti nel mercato. Ecco quello sì: eh, tanti, tanti aspetti del mercato in Sud Sudan, eh, del commercio, è in mano. A realtà eh, musulmane, per esempio, tutta l'industria la, 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 dell'autotrasporto, dell i camion o eh, delle ferramenta, è in mano a, 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 ai somali, eh? Al, altri sono in mano ad etiopici. E, e gruppi da, da, da altre aree eh, dell'Africa o anche del mondo. Eh, il Sud Sudan ha solo l'8% che si dice musulmano. Eh, a Rumbek abbiamo un imam che è somalo, tra l'altro. E un, uno che lo segue che è un musulmano locale, sono aperti al dialogo, mi dicono spesso: eh, siamo qui e eh, eh, serviamo l'unico vero Dio. Forse parlavi di religione anche nel senso di altre denominazioni cristiane. Certamente, eh? Eh, come Chiesa Cattolica non siamo dominanti in numero. Soprattutto nel territorio di Rumbeck siamo una piccola presenza di cattolici dentro una realtà fortemente protestante. Eh? Nella stessa diocesi dove sono, Rumbeck, ci sono almeno dieci vescovi anglicani non contiamo gli altri vescovi di altre chiese, pentecostali, presbiteriani, evangelici. <ride> Quindi siamo davvero davanti a una grande Babele, dove magari parliamo di Vangelo, parliamo di Dio, ma alla fine dei conti dovremmo anche arrivare a capirci, ad intenderci. E mi colpisce un'immagine, il fatto che... Nonostante io sia nuovo, sia appena arrivato, anche come Chiesa Cattolica nell'area di Rumbeck abbiamo una storia anche breve, eh, perché la fondazione della diocesi non è di molti anni fa, i vescovi anglicani, soprattutto quelli anglicani, amano venire e cercare una certa moderazione da noi cattolici. Molti vescovi vengono da me, giovane vescovo, e cercano in me la persona che può riunire un po' le altre chiese. E per questo nella storia del Sud Sudan eh, c'è un cammino interessante fatto dal Consiglio delle Chiese del Sud Sudan dove in maniera strana la Chiesa cattolica ha un ruolo determinante proprio per portare insieme perché spesso queste chiese protestanti sono fortemente polarizzate. Il rischio per noi come Chiesa cattolica è entrare nella stessa pola pol polarizzazione, no? Tu sei di qua, tu sei di là, tu sei rosso, tu sei verde, noi siamo gialli, no? Invece la missione come Chiesa Cattolica è proprio, anche se pochi, ma di avere comunità significative che siano in grado di abbracciare, di avere una Chiesa inclusiva. E sono convinto che dopo tanti anni di ecumenismo, di teologia dell'ecumenismo, che ci vuole e va fatta, è proprio nella missione che quando sappiamo togliere tutto quello che è secondario, quello che è istituzionale in sé, ma andiamo direttamente al messaggio del Vangelo e a Gesù Cristo, allora cominciamo a lavorare insieme. In Sud Sudan molt, molto del dialogo nazionale, del processo di pace è stato fatto non come singole chiese, ma come consiglio delle chiese del Sud Sudan e dobbiamo continuare a fare questo. E penso sia la ragione per cui il Santo Padre ha deciso di vivere questo pellegrinaggio in Sud Sudan non da solo come figura cattolica come normalmente si fa, ma di farlo in, con questo spirito ecumenico. E ci ricorderemo di questo perché le pontificie opere italiane hanno scelto proprio un'immagine di Padre Cristi che cammina insieme a questo vescovo anglicano come manifesto per la giornata missionaria mondiale, per cui sarà un po'... Un'immagine che ricorderemo e che accompagneremo, diciamo, queste parole eh, guardando questa fotografia in questo mese missionario. Avviandoci un po' verso la conclusione per lasciare spazio anche a voi, eh, so, mi piacerebbe che tu provassi a dirci: secondo te, che cosa eh, abbiamo detto tante volte che la missione è stato dare, ma oggi è anche ricevere che cosa la Chiesa di Rumbeck, a cui vogliamo bene per questo lungo legame. Può donare oggi alla nostra Chiesa, può insegnare alla nostra Chiesa qualcosa che tu la vivi, vedi e che ti piace restituire a noi come un dono. Sì, certamente la diocesi di Rumbeck deve ancora camminare molto, no? Eh, non è che adesso si fa maestra di altri, certamente. Però è questa condivisione che è molto importante. Sono contento che la diocesi di, di Brescia. Vive questa apertura forte nell'amore di questa diocesi anche grazie a Padre Cesare. Quindi certamente scambi eh, positivi durante i nostri, il nostro anno pastorale, penso che siano positivi attraverso l'ufficio missionario, attraverso il Ministero anche dei nostri missionari e missionarie presenti nel territorio. È molto importante. Eh, potete certamente anche sostenere... Eh, progetti che facciamo lì come viene fatto da Fondazione Cesar ma anche da tanti altri singoli eh, parrocchie che, che vogliono mettersi in contatto d'altro canto anche eh, Rumbeck può condividere le esperienze che abbiamo lì e in qualche modo essere anche di incoraggiamento no, per le nostre chiese una piccola esperienza che ho avuto adesso no? stiamo aprendo una nuova parrocchia e riflettevamo, eh, qui in Italia si stanno chiudendo parrocchie no? o riunificando, no? c'è una chiesa dove invece stiamo aprendo nuove chiese. E non è che noi stiamo morendo e loro stanno eh, vivendo, stiamo vivendo tutti insieme, stiamo crescendo in modo diverso nel mondo, eh, trasmettendo questa fede che ci fa fratelli e sorelle. Grazie. Grazie. E se ci fosse qualcosa che le telecamere non, non hanno visto del viaggio di Papa Francesco, l'avevamo chiesto anche alla giornalista che era stata qua, qualche piccola chicca, qualche cosa che magari non abbiamo visto, che però è stato bello di quel viaggio e che non, magari non è stato raccontato? Beh, per me appariva in verità, no? appariva quel fotogramma. Eh, che, che si vede il Papa Francesco con il gruppo di Rumbeck, coi giovani che hanno camminato nove giorni per arrivare a Giuba. È stato un momento straordinario perché non ce l'aspettavamo. Noi ci siamo messi in cammino perché abbiamo detto: Se il Papa è un pellegrino di pace e arriva qua e ci, dite, ci dice: Ma cosa state facendo? E eh beh, almeno che anche noi ci siamo già messi in cammino per preparare questa visita e continueremo a camminare anche più avanti. Quando siamo arrivati a Giuba, eravamo stanchissimi, no? però arrivati a Giuba abbiamo trovato sulle strade di Giuba folle di gente che si sono uniti a questo gruppo di 80 giovani e camminato per 30 chilometri per le vie di Giuba. E anche il Nunzio è arrivato e si è unito a noi. E poi ha detto: ragazzi, c'è una cosa che, che voglio dirvi, c'è un fuori programma. Come un fuori programma nella visita del Papa? Eh sì, il Papa ha espresso il desiderio di incontrarvi. Uh, i giovani non immaginate qua come saltavano di gioia, hanno pensato proprio al miracolo. Ed è lì che alla fine dell'incontro con i religiosi e i sacerdoti. E ci hanno fatto andare velocemente sui gradini della cattedrale di Giuba e lui è arrivato lì e ha in qualche modo non salutati tutti personalmente. Ma ha avuto un momento molto bello con, con i giovani, molto commovente. I giovani non tutti erano cattolici, era un pellegrinaggio ecumenico davvero. E non tutti erano Dinca, no? altri erano anche di altre tribù che, dove i giovani hanno marciato con le armi per tanto tempo e si sono fatti la guerra tra di loro solo per la loro appartenenza etnica, loro avevano camminato insieme per la pace e il Santo Padre ha detto loro siete una grande testimonianza per questo paese e loro se lo portano ancora nel cuore come anche io. E la nostra intenzione è di continuare la pastorale giovanile in questo modo anche ogni anno in occasione del, 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 dell'anniversario della visita del Papa, di organizzare altri pellegrinaggi, non a santuari perché non ne abbiamo, ma il nostro santuario sono le strade di questo paese e la gente stessa, i suoi villaggi, le parrocchie. E quindi passare per le parrocchie per continuare a evangelizzare con loro e per loro. Grazie. Allora, grazie per questa carrellata di geografica, pastorale, personale e anche di ricordi. Eh, ecco lasciamo un po anche a voi, visto che abbiamo ecco, la fortuna, la bellezza stasera di avere qui Padre Cristian come testimone. Ecco se c'è qualche cosa che anche voi sentite il desiderio così magari di chiedergli prima di avviarci alla conclusione. È sempre la valletta che porta in giro il microfono, il vice direttore. Volevo chiedere: i bambini soldato con padre Cesare varie volte usciva questo dramma? Forse non lo so, ci sono ancora? Si è risolto? E quindi c'era discorso, ce ne ha parlato della pacificazione. Qualcosa ci è stato detto. E poi il numero di giovani, diceva, dai vent'anni in giù è il popolo. Mentre noi eh, chiudiamo le parrocchie, le scuole ormai hanno classi che si riducono, eh, catechismi forse 6-7 per classe se ci sono. Bambini non abbiamo più, Italia in particolare ormai è un paese di anziani e non abbiamo futuro. Qui il futuro lo vedo, ma mi domando, lo Stato non c'è nell'educazione, nella formazione, so della scuola? Che in mano i gesuiti, credo la scuola che aveva fondato con, con Cesar. E credo che questo impegni tantissimo, però a che punto siamo? Perché saranno loro il futuro Sud Sudan e noi ci dobbiamo domandare cosa diamo ai nostri giovani? Perché il nostro futuro è un pochino triste. Se io penso che i processi sociali di qualsiasi paese. Prendono generazioni, quindi anche questo paese ha bisogno di tempo e ha bisogno di cam un cammino verso una certa direzione, non tre passi avanti e cinque indietro. Questo è il rischio, no? di rimanere bloccati lungo il cammino. Però il processo. Di democratizzazione di un paese, di formare le istituzioni. Pensate che adesso sono 12 anni che il paese è indipendente, ma non ha una Costituzione. La Costituzione è ancora temporanea, in prova, eh, ma non si è ancora votato. Non c'è stata una Costituente che ha chiuso la Costituzione dicendo questa è la nostra Costituzione. È ancora un processo e quindi da lì c'è molto da fare ovviamente bisogna richiamare l'attenzione delle istituzioni ad investire nei servizi nello sviluppo umano eh, tanti soldi i proventi del petrolio vanno più ad, a, a sostenere l'apparato eh, istituzionale che c'è lì e spesso magari vengono usate anche per eh, tante altre cose, i fondi che, piuttosto che usarli per fare strade, ospedali e scuole, ma non solo costruire ospedali e scuole, poi bisogna anche mandarli avanti, no? e ci vuole davvero un impegno grosso. Si vedono segni, per esempio il ministro dell'educazione del Sud Sudan è una donna bellissima eh, di Warap, in verità vicino a Tiet, formata all'interno della Chiesa dai tempi di Mazzolari. E, c'è il paese nel cuore, ma non è solo il lavoro di una persona. Bisogna formare eh, una, popo una popolazione intera. Quindi immaginiamo anche noi il nostro processo di maturità: sì, tu puoi essere maturo, lei può essere matura, ma avere un paese che è maturo de della propria responsabilità non è facile. Se guardiamo all'Italia e siamo un po' critici. Eh, eh, diciamo forse anche noi non siamo così maturi. No? Quindi non mi spaventerei. Penso che il Sud Sudan abbia un cammino da fare davanti a sé e, e bisogna farlo. E bisogna decidere di esserne parte, in che modo esserne parte: eh, questo è il problema. A volte ne siamo parte per interessi privati e facciamo eh, lo sgambetto a quei paesi lì. Pensiamo alle tante multinazionali o interessi internazionali che entrano in questi paesi quando invece magari come Chiesa possiamo essere una presenza che accompagna in modo positivo. Al tempo di Padre Cesare ovviamente ha incontrato tanti problemi, al tempo del conflitto c'è stato il problema di bambini soldato, e in un momento di pace, di stabilità non dovrebbe eh, ripetersi. C'è un problema sociale, lì quando un ragazzo ha fatto l'iniziazione, anche se noi lo chiamiamo bambino, è un uomo. Perché è iniziato e quindi ha responsabilità, diritti e doveri. Però certo eh, il diritto civile, lo dice chiaro e tondo: meno di 18 anni sei un minorenne, non puoi fare il soldato. Ma così anche per il matrimonio, per esempio, no? Eh, succede, abbiamo in diocesi molte, molte situazioni in cui ci sono matrimoni eh, di ragazze che non hanno ancora la maggiore età. Eh. Come accompagnare questi processi ci vorrà del tempo, ma certamente c'è una maturazione in corso. Buonasera, volevo chiedere eh, come si inserisce nel tessuto sociale la presenza di eh, potenze estere, so, pre prendiamo in mente la Francia, ultimamente la Russia oppure la Cina. Che so che stanno un po' spopolando nei paesi africani e sicuramente penso che sia in Sudan sia in Sud Sudan comincino a far valere la propria, le proprie idee in merito proprio allo sfruttamento eh, delle materie prime del, del paese stesso. Grazie. Sì, grazie. Io non sono un esperto di geopolitica, però dico quello che vedo, sento vivendo in questi paesi accanto alla gente. Questo è uno dei grossi problemi, è quello che accennavo alla signora, eh, che siamo presenti forse a volte più per fare lo sgambetto a certi paesi che invece di aiutarli. Ed è quando le istituzioni di un paese non sono abbastanza forti per fare scelte di sostegno alla propria popolazione, ma preferiscono entrare a patti con governi o istituzioni o multinazionali. Che guardano al loro paese per interessi eh, privati. Eh, e quindi si vede no, in diversi paesi dell'Africa, non voglio fare nomi, no? Però conosciamo paesi ricchi di risorse dove non c'è pace perché multinazionali e gruppi di potere sono lì per sfruttare risorse che servono a chi? A noi. E che noi indirettamente ne diventiamo anche parte di un sistema che è corrotto. Paesi dell'Africa che sono più poveri, che si basano magari non tanto sulle risorse eh, grosse, no? ma più sul lavoro, sull'agricoltura, così, sono i paesi in Africa che sono più stabili e pacifici. Eh, in Sud Sudan si nota eh, che ci, ci sono dei gruppi che entrano in accordo con. Chi ha il governo e che eh, acquistano eh, eh, diritti su terreni, land grabbing, no? oppure anche sfruttamento di alcune risorse, alcune miniere o alcune aree, così in questo modo che dove l'istituzione è povera è incapace, a questo si presta e la gente è derubata, la gente è derubata dal proprio paese. Dal proprio paese. Giusto un commento, eh, il conflitto del Sud Sudan sì è stato fatto per il potere all'interno, ma c'erano sicuramente dei gruppi esterni che hanno armato un gruppo o l'altro secondo il loro interesse. La popolazione era sfollata, che vivessero nei campi rifugiati o sfollati, alla fine a chi è interessato? Era un'emergenza nel 2013 creare campi profughi. Un'emergenza che però è ancora presente perché le stesse persone vivono ancora, dopo dieci anni, negli stessi campi profughi. E quella gente lì, quando andavo lì e pregavamo la domenica, mi dicevano, padre, siamo prigionieri dentro il nostro stesso paese, non siamo liberi. Ascoltare lei è stato respirare aria pulita, aria buona, che tira su il fiato. Lei ha parlato prima del fatto che le parrocchie italiane si svuotano, cioè un prete deve prendersi molte parrocchie. Io pensavo quanto l'Italia fosse cattolica, quanto, fosse, fosse, quanto tutto il popolo fosse profondamente cattolico. E questa vita che facciamo adesso, con la difficoltà della Chiesa in Italia, ci fa sentire orfani perché non abbiamo una visione che dia un po' di speranza. Che dia un po di speranza. I giovani sono disorientati da, dal progresso, da, dalle forme, da varie forme, di, di, varie, insomma, di vario tipo. E i vecchi muoiono prima o poi, i vecchi muoiono. Allora sentire lei che ha parlato di una chiesa che si espande, ma si espande per attrazione, come dice il Papa, per attrazione. Ecco, riempie il cuore. Riempie il cuore, ecco, riempie il cuore che le sue fatiche, le fatiche che le fa per il Signore, per il Vangelo può darsi che la barca non sia sempre piena, però Dà una sensazione di novità, di bellezza nel mondo. Sa cosa abbiamo fatto noi italiani? Siccome c'erano molte cose che non andavano, pensavamo di, fare, di prendere i bambini e di pulirli, di lavarli, abbiamo buttato via l'acqua con tutti i bambini assieme. <ride> grazie, grazie per questo commento davvero profondo e eh, ci tocca un po' tutti. No? Io direi. Sì, eh, sì eh, guardiamo al cammino che dobbiamo fare con coraggio e fiducia. Eh? Non, come hai detto, no? non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. No? Il <ride> bambino lo teniamo. No? Eh, il problema nostro di chiesa in Italia, lo dico da poveraccio, quindi forse mi sbaglio, ma è un problema di trasmissione della fede. Per tante generazioni abbiamo passato quella fede e a un certo punto non ne siamo più stati capaci. I nostri ragazzi non ci capiscono più. Eh, se io gli mostro quella figura là, tutti voi dite: quella sono i Re magi con Maria e Giuseppe, no? Ma adesso se lo mostriamo ai nostri ragazzi non lo sanno, non capiscono che colà è Gesù bambino. Vabbè, quella là è un'immagine eh, africana. Però non so, pensiamo a un'opera d'arte classica. E abbiamo perso questa capacità di trasmettere la nostra fede. Però ci sono tante esperienze positive, no? abbiamo eh, tante esperienze, anche, non so, la, la, la giornata mondiale della gioventù a Lisbona, no? forse è stato un gran cancan, no? tanti giovani che sono andati lì. Però sicuramente da questi momenti mostra che comunque i giovani ci sono, hanno sete di Dio. Non tutti, perché forse non tutti sono stati raggiunti, perché se fossero raggiunti si innamorerebbero del Vangelo di Dio. Eh, dobbiamo lavorare di più, ma c'è molto che si sta muovendo. Intanto che ti chiedo di pensare un pensiero finale che ci aiuta un po' a portarci a casa, intanto che tu ci pensi io faccio qualche piccolo, eh, qualche piccolo suggerimento anche di impegno eh, per noi. Eh, come dicevamo eh, questa prossima domenica con la Chiesa celebreremo la giornata mondiale del migrante e del rifugiato e questa domenica eh, in modo particolare oltre a, a pensare al mondo... Così anche le nostre comunità, in modo particolare anche il nostro vescovo, celebrerà eh, una messa alle ore 10 in cattedrale insieme a tutte le comunità eh, cattoliche, anche di altre lingue, che vivono e provano a contagiare la nostra fede per aiutarci a risvegliare un po' di entusiasmo anche nella preghiera. Celebreremo insieme in cattedrale domenica mattina alle ore 10. Poi inizierà il mese missionario. Eh, che ci porterà ad avere il venerdì sera alcuni appuntamenti di preghiera in alcuni monasteri in provincia e in città, in modo particolare gli ultimi due in città che vedranno anche la presenza di tutti i nostri sacerdoti fidei donum, laici e presbiteri che saranno qui a Brescia per una settimana di condivisione insieme anche al nostro Vescovo e per raccontare, restituire anche a noi ecco, l'immagine viva eh, ecco, della missione. Infine poi nel mese di novembre inizieremo il percorso eh, per i giovani che si prepareranno a vivere delle esperienze di condivisione e missione. Lo viviamo insieme ad altre realtà eh, del nostro territorio. Giusto per aggiungere un piccolo segno di speranza, anche quest'estate più di 100 giovani della nostra diocesi accompagnati dall'ufficio missionario e anche attraverso la disponibilità di congregazioni religiose o meno, hanno vissuto un'esperienza di un mese di condivisione in realtà ecco, del sud del mondo. Ecco, sono tutti i piccoli segni di speranza che siamo chiamati anche noi ecco, a far crescere. Un pensiero finale che ci aiuta a portarci a casa non solo il ricordo di questa serata, il legame con la chiesa del Sud Sudan e poi magari concludiamo con una preghiera insieme e poi potete incontrare, possiamo incontrare Padre Christian ma anche gli altri vescovi, abbiamo qui un altro pezzo di Africa, possiamo parlare anche con loro. Guarda, forse di sera non penso più bene, però è un'esperienza, <ride> sono rientrato in Italia. Dopo tanti anni all'estero, no? sono adesso più di 19 anni che vivono fuori dall'Italia. Però più ritorno in Africa, più sono sorpreso quando viaggio con i treni o con eh, i mezzi pubblici. Eh, il volto dell'Italia sta cambiando. C'era una signora di Milano che nel, nel treno diceva «è un'invasione, è un'invasione!» no? <ride> Ma io guardo a, a questa Italia con grande speranza e bellezza, no? Oggi arrivando alla stazione di Brescia mi sono fermato su un bar lì vicino ed era retto tutto da giovani. Il proprietario era un cinese con, con i capelli gialli, no? <ride> con la tinta, ma c'erano cinesi, africani, di non, non so quale eh, nazionalità, ma era un bar intercontinentale davvero. No? <ride> e, e penso che, che sia bello guardare a questo volto che cambia. Ma anche le nostre comunità devono cambiare allo stesso modo. Quando ci raduniamo a pregare, quei stessi volti sono presenti anche dentro le nostre chiese o no? Eh. <ride> ecco, portiamo questi volti anche dentro le nostre chiese, non rimaniamo chiusi no? con i soliti volti, eh? perché davvero possiamo creare comunione insieme. Grazie Applausi Grazie al vescovo di Rumbeck, ai missionari cumboniani che ci hanno ospitato, a Fondazione Cesar che continua a sostenere eh, le opere e le attività di, della chiesa di Rumbeck. Potete trovare modo di sostenerlo spigolando, ormai tutti sappiamo in internet, sul sito della Fondazione Cesar trovate tutte le attività di sostegno e ci aspetta un anno di cammino. E a Padre Girolamo la parola chiusura. Solo per il mese di ottobre, il 10 ottobre è San Daniele Comboni. Quindi, quest'anno sono 20 anni della canonizzazione del Comboni. E alla sera del 10 ottobre, che è un martedì, alle 18.30, qui nella chiesa del Buon Pastore. E ci sarà la celebrazione dell'Eucaristia, proprio dedicata all'intercessione di San Daniel e Comboni. Se siete liberi che potete, eccoci, uniamo insieme a pregare. Questa mattina, sapete, è il mercoledì, il Papa fa l'udienza del mercoledì. Sta facendo una serie di catechesi sull'evangelizzazione. E questa mattina ha presentato San Daniele Comboni. Allora, se voi andate in internet e mettete Santa Sede, trovate subito ecco, questa catechesi di, di Papa Francesco, bella, semplice, ma che presenta questo grande missionario bresciano. Quindi, grazie per la vostra presenza, e ecco, credo che quello che abbiamo vissuto, ascoltato, condiviso. Ci aiuta a vivere e a continuare la missione. Ecco. Ricordiamo che Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, che è il suo programma ormai dieci anni fa, a un certo momento nella sua esortazione dice io sono una missione. Ciascuno di noi, proprio perché è cristiano, perché è battezzato, io sono una missione, e ognuno cerca di viverla il meglio che può e come può. Quindi Grazie a voi. Grazie e buona, buonanotte a tutti.